La Bulgaria. Siamo a Sofia, la capitale, e siamo venuti qui per provare le robe tipiche bulgare che non lo stiamo a fa. La cucina bulgara è contaminata da diversi tipi di cucina: turca, greca, ungherese. Siamo qui nella via principale. Qui possiamo trovare zuppe con la trippa, robe con formaggio, carni diverse, sfoglie con noci, caramelli, pistacchio, dolci, salati, ogni tipo di cosa. Andiamo a scoprirle tutte. Incapperemo in delle turisticate, però ci faremo almeno un'idea su com'è più o meno il cibo di questo paese, di questa zona. Quindi Izbata Tavern è un posto che ho visto abbastanza tradizionale, almeno raccontato dai blog e dalle recensioni. Si infratta come se fosse proprio all'interno di un appartamento, no? Praticamente devi andare al piano di sotto. Ma guardate che storia. Occhio a non inciampare. Sono tipo tre coperti, tre tavoli, solo italiani. Ho chiesto specialmente questo bicchierino. È un liquore fortissimo bulgaro. Questo invece è il patatnik, purè, una cosa del genere. Grigliate con aglio, uova, formaggio bianco, giallo, non è specificato quale, probabilmente è il siren, cioè quindi la feta o qualcosa del genere, perché è comunque usato in diversi piatti. Tradizionale bulgara, ci ha spiegato la cameriera. La cucina bulgara è super speziata, super forte. Mettono l'aglio spesso in diversi tipi di cose. Pare tipo le mozzarelle di quei pizze scadenti. Mi ricorda la mozzarella di una pizza che ho provato a Napoli. Molto male, era cruda quella pizza. Sì, le spezie camuffano totalmente tutto un insieme. Senti una cosa che non sa di nulla di tutto ciò che c'è dentro. Questo mi piace un botto. Si sento anche l'aglio, arriva a posteriori proprio. Arriva da fuori e dice, ma ci sto pure io, sto qua. Quindi arriva dopo. Bello sul caldo. Il patatnik come starter, come antipasto, approvato, di brutto. Qua non pia niente, non pia nulla, mi devo collegare al wifi. Per fortuna ho la VPN, perché è importante stare sicuri, quindi mi raccomando, proteggetevi. Comunque ve la consiglio, io uso Surfshark, l'avete vista forse in qualche video fa. La uso da qualche mese, che tra l'altro è anche lo sponsor di questo video. Una VPN, in questo caso Surfshark, è una rete virtuale privata, un servizio che permette di proteggere i vostri dati online, offuscando, crittografando quindi i vostri dati, per evitare che qualcuno riesca a infilarci dentro. Anche perché siate consapevoli che a qualsiasi wifi pubblico voi vi collegate può curiosare tra quello che state facendo. Oltre a questo potete anche spostare il vostro IP ovunque vogliate. Però a cosa vi può servire? In diversi stati ci sono delle serie Netflix o Prime Video che non sono presenti nel vostro paese d'origine. Spostandovi negli USA potete guardarvi The Walking Dead, Shameless, che in Italia non ci sono. Quindi anche dal livello intrattenimento Surfshark può aiutarvi ad ampliare il vostro bagaglio culturale, intrattenervi, quindi ne sa colla, insomma. Ovviamente oltre a proteggere i vostri dati, che è la cosa più importante, quindi che non lo state a fare. Dobbiamo mangiare questo coso di pollo. È stranissimo, tra l'altro. Cioè, guarda che roba. Tra l'altro, se siete interessati, nella descrizione trovate tutto quello che vi serve per informarvi. Tra l'altro, con il codice SURMA avete diritto allo sconto più alto possibile, ovvero dell'83%. E in più 3 mesi gratis. Raga, gratis, ma di che stavo a parlare? Poi comunque potete usarlo su qualsiasi dispositivo vogliate, quanti dispositivi volete. Ultimamente lo sto usando anche sul telefono, per esempio, per guardarmi quando sto sull'aereo The Walking Dead in americano. In più potete ottenere le offerte migliori possibili, perché non so se lo sapete, le offerte variano anche in base al paese, lo status sociale. Quindi, che ne so, cambiando IP magari potete curiosare tra i diversi paesi e trovare offerte più convenienti rispetto che se fosse in Italia con l'IP italiano. Insomma, un gran compagno di viaggio. Nel frattempo che mi finisco sta roba, perché è troppo buona, fammi sapere nei commenti se t'abboni. Se non sei ancora convinto, puoi provarlo per 30 giorni, avere il rimborso totale. Lo puoi provare gratis fondamentalmente per il primo mese. La pupa mi stava facendo notare che effettivamente si avvicina un po' al vibe messicano, no? Ti devo dire, Ce l'ha quel qualcosa, il peperone, il fungo, il pollo. Bello, poi super bollente. È stato un grave errore. Questo qui invece è un uovo intero messo proprio sopra a tutto quanto il pollo, che lo andiamo a provare. È certo che lo andiamo a provare. Che non lo sto a provare. Ci mancherebbe altro. Cioè, sono qui per questo. Un uovo aperto e cotto insieme a tutto il resto. Infatti ha preso l'aroma, diciamo, di tutto quanto. Questo finora forse è la cosa più buona che ho mangiato. Al momento. Chissà, magari me ne credo. Vabbè, si è aromatizzato. Tiè. Oh, ci stanno pure i cetrioli dell'insalata. Comunque l'insalata spacca. È praticamente, penso, lattuga o iceberg. È acetato, super acetato come la vita. L'agnello, tanta roba. Buono, proviamo le patate che sono anche quelle speziate un pochettino. Certo, cotte abbastanza bene, sono carine. Da una parte un po' grigliatino, da una parte meno, ma sono curioso perché io le patate al forno, raga, sono arrabbiato come una belva. Perché le patate al forno sono tipo tra le mie cose preferite da fare a casa. Quindi state attenti, se le fate male io vi ribalto il locale, hai capito?
uffa, un po' lesse. La patata è sempre la patata, non è riempita di olio, cose, spezie, eccetera, per coprire il sapore della patata, si sente molto bene. Poco da dire, è tutto veramente ottimo, super letale. Io mi sbilancio perché non ci sono difetti in tutto ciò che ho mangiato, a parte le patate che vabbè lasciamole perdere, ma sono una cosa proprio a parte. Letale, letale o letale meno, comunque si aggira intorno al letale il mio voto, quindi tanta roba, sono proprio contento. Mi è rimasto del cuore questo dolcetto, il baklava, che ho provato in Albania per la prima volta. Mi metto a piangere, basta. Ed è questo il posto. È un bistro, un forno, una pasticceria. Bulgaria finora veramente stupenda. Tram, mezzi, metro in generale. 83 centesimi dall'aeroporto al centro. Bello! Ci piace la Bulgaria, ci piace. Abbiamo preso un po' di dolci tipici turchi, quindi non c'è nulla di tradizionale bulgaro. Lui mi ha detto questo è il mio preferito, quindi nice. Ho speso 9,70 lev, quindi più o meno 4,50 euro. Nella cultura pasticcera turca c'è molto pistacchio, cioccolato, crema, in una forma molto particolare, perché ovviamente non si tratta di pistacchio di Bronte, ma un pistacchio sud-est europeo. Meno dolce, capito? È più secco, no? Come sapore. È molto simile al baklava che ho provato appunto in Albania, che mi ha fatto impazzire. E sono curioso di provare questo qui, che è la versione tradizionale, diciamo, col pistacchio. Infatti, mi fa impazzire. Questo è un biglietto proprio per il paradiso. Mamma mia, raga. Oh, ti giuro, devi provarlo. Sembra tipo liquore, ma poi non è liquore. Ti giuro, non te lo so descrivere. Sembra una torta salata dolce. Una torta salata dolce? È una sfoglia con dentro pistacchio, crema. C'è anche la versione con il cioccolato. Questa invece è con la crema e il pistacchio. Me la collo, ma era più buono quello che ho provato in Albania. Decisamente meglio, decisamente più buono. Voglio provare questo qui. Come lo raccolgo questo? Vedete quanto inumidisce tutto? È un casino probabilmente anche da mangiare. No. Sembra quasi cioccolato bianco dentro. Oh, io ti giuro. È troppo zuppo. Questa è una cosa che non mi fa impazzire, però io ti giuro. Ti giuro. Cioè, lo vedi? È incredibile. Questo è il mio preferito. Infatti lui mi ha detto questo è il mio preferito. Io l'ho preso e ho detto allora scusa, questo è il tuo preferito. Potevamo lasciarlo per ultimo, così ci alzava ogni volta le aspettative. Mo' è difficile. È difficile. Ho preso questo che lui ha totalmente ignorato, ma che volevo prendere perché era particolare come forma. Anche dentro si vede molto pistacchio. C'è questa sfoglia umida che è tipica praticamente di tutti i dolciumi turchi. E vedete che qui racchiude tipo a sandwich, a torta, un piccolo tappeto di granella di pistacchio. Niente è manipolato, niente è food pornarizzato. Granella semplice di pistacchio turco. No, questo è stranissimo. Non riesco a inquadrare sto pistacchio. È stranissimo. Il suo dolce preferito è veramente, veramente buono. Purtroppo non vi so dire come si chiamano, perché non parlava molto bene l'inglese. Quindi ho cercato di capire che cosa mi stava dicendo. E avevano dei nomi veramente, veramente particolari. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa di salato, qualche primo piatto. Ci stanno le zuppe bulgare che sono... prossimo posto è proprio qui vicino alla pasticceria, insomma, turca che abbiamo beccato. Questa volta dovrebbe essere tipico bulgaro, è scritto in cirillico e sono andato su Google Maps a vedere che cosa significasse questa scritta in cirillico. Bistro preferito. Brother, guarda che da qui non ti smuovi più, vecchio. Guarda che stiamo beccando un sacco di entrate così, proprio che entri dentro un cunicolo, sembrano delle abitazioni. Ma fa botte? Una recensione di 3 anni fa recitava proprio che il cameriere ci ha messo tutto il suo tempo, ti ha spiegato quali sono le specialità bulgare, che cos'è, addirittura ci ha detto qual è la sua preferita. E da quello prima avete capito che prendere la cosa preferita dei bulgari qui, specialmente di chi lavora sul posto, è una buona idea. Quindi ci siamo presi una porzione di zuppa tradizionale di trippa bulgara e un bow con patate, il preferito della cameriera. Se no, mo... La zuppa con la trippa, quindi classica, la prima praticamente su tutto quanto il menù, ha un odore stranissimo che non so se mi piacerà, onestamente, ve lo dico proprio chiaramente, perché giustamente io voglio provare le cose tipiche, non è detto che magari mi possano piacere. Ce n'è un bel po' sul fondo e sono veramente curioso, ne voglio prendere un pezzettino piccolo però, perché se no, se non mi piace qua in casino, poi tu magni idea quello. La trippa nel particolare c'ha quel sapore un po' lontano dai miei gusti. Non mi fa impazzire, l'ho provata anche a Firenze un po' e effettivamente volevo vedere cosa cambiava, però la zuppa invece è molto buona. Cioè la zuppa ha proprio un nice flavor. Good soup. Proviamo il pane. Guarda che robetta. Chi è? Becca sto pane. Un bel aspetto il pane. È la classica tartaruga. Cioè vedi, c'ha questo sentore proprio di... di sguizzio proprio così. Sembra molto bella e molto morbido, chissà. È una tartaruga classica che si trovano proprio ovunque anche in Italia, in qualsiasi fornaio, supermercato. È molto buono. Vuoi vedere un po' com'è la situazione qua, zuppa e pane?
tanta roba. Purtroppo non rispecchiano i gusti, quindi non vi saprei dire se è veramente oggettivamente buono, fatto bene, per come sono le mie esperienze. Però molti mi avete detto che in realtà la trippa è una cosa che si consuma proprio in una maniera incredibile. Quindi toscani, se venite qua in Bulgaria, vi provate la trippa, andate fuori di testa, secondo me, fidate. Però purtroppo non incontro i miei gusti, mannaggetta. Questo invece penso sarà il mio preferito. Infatti tu mangiate quello, finiscetelo con tutta tranquillità, che a lei è piaciuto un sacco, perché a lei è proprio la zuppa, gli piace un sacco. Io invece mi faccio questo purè e questa carne che è tipico bulgaro, quindi sono stracontento. Infatti la tipa mi ha detto questo è il mio preferito in assoluto, quindi se no more prendo quello. Partiamo dal presupposto che se potessi scegliere una cosa che non fosse tra quelle mainstream da mangiare fino alla morte, fino alla nausea, anzi, perché dopo un po' te nausea, io vado matto per il purè. Patate a me al forno, padella, tutto è sempre buone in qualsiasi modo. Se fai il purè con le patate giuste, quelle buone, che è così che ti viene il purè proprio buono, quello bello. Poi mia madre, capito, l'origano sopra, sopra così, broken. Raga, devo dire che questo, cioè, sta, mia madre lo fa meglio. What are you gonna do about it? Venite in Bulgaria, venite in Bulgaria. Mia madre lo fa meglio, va bene? Non mangia la carne, guarda che bella che è. La sto analizzando, è molto buono. Mi sto concentrando sulla consistenza più che altro. Ecco cos'è che mi confondeva. Ci sono dei pezzi un po' più duri, che non so se sono i funghi, la cartilagine. Vedi, devo capire cos'è. È buona, c'è la bella salsetta. Poi a me la carne piace un sacco, raga. Questo credo sia fungo, sì, col fungo qua. Combinazione letale, incredibile. Carne bulgara, funghi, porcini. Si sfilaccia bene, cioè guarda. Mo va, distruggo un pochettino, così va, faccio vedere come si... Tiè, vedi? Te, pulled pork. Bello, bello, bello. Te giuro, orgasmo culinario. Il purè, come si sa. Però la carne con i funghetti porcini qua. Combinazione LTL. Il sale rosa dell'Himalaya, raccolto direttamente dai guerrieri dragoni prescelti dalla tradizione, dalle pergamene che hanno sofferto, si sono sacrificati, sono morti per noi in guerra per raccogliere questo sale dell'Himalaya. Raga, il sale rosa è sale sporco, andate vaffanculo. Mia madre mi fa, guarda il sale rosa, buono, magnate che fa bene il sale rosa. Amma, ho batto una... Purtroppo la trippa non ci posso fare niente, raga, mi spiace. Ho dato un cazzotto, prendete questo, basta. Cosa mi volete fare? Mi volete legare e mettere la trippa in bocca a forza? Raga, non me la giù la trippa. Che ce lo so fare? Io sono uno di quelli che si mangia schiacciata all'antico vinaio e non si mangia la trippa. Va bene? Che me volete fare? Non costano nemmeno così esagerate queste cose, quindi ci sta, anche perché sono tutti prodotti tipici locali, quindi costano poco e ce li accogliamo. Panino al pulled pork, pistacchio di Bronte, stracciatella di bufala. Me la collo di brutto. La pupa ha deciso che vuole frutta e allora siamo venuti in questo posto. Sono fissata con la frutta, la devo mangiare almeno una volta al giorno. Infatti stavo soffrendo e appena ho visto sto posto tutto pieno di frutta ho detto mio Dio, devo prendere qualcosa. Fragole, io amo le fragole, ce le mangerei in continuazione. Oh, sono buone, non sono di stagione, ovvio, perché non è frutta di stagione, ma in realtà è buonissimo. Cioè io 10 per me. Io adoro queste cose. Che belli. I tram di mattina, tutto bello, simpatico. Scritto in cirillico, si chiama scritto in cirillico, non si capisce niente, però su Google Maps è segnato come Sofiska Banitsa. Vi veniamo in Banitsa, tipo, è una roba, una specialità bulgara che adesso vi spiego. Ho letto delle recensioni del posto che manco parlano inglese, perché è proprio un posto tradizionale bulgaro dove la gente va a fare colazione, tipo i bar all'italiana. La tipa mi ha guardato in maniera tipo... Cioè, letteralmente sto facendo la ripresa un po' così per sbiego a lei che tagliava il Banitsa, tutto quanto, eccetera. Si è letteralmente fermata, io tipo guardo e lei sta tipo... Cioè, come per dire, ma che cosa stai a fare? Messo un botto a disagio. Abbiamo speso 3 lev e 84, tipo 1,90, 1,90 euro, una cosa del genere. Ma io che ne so che vuol dire questa roba su Translate. Ho fatto la foto al posto, ho copiato in cirillico la scritta, perché sapete che con l'iPhone nelle foto le scritte le puoi copiare. Ho messo su Translate quello che voleva dire e fondamentalmente significa torta di Sofia. Nulla di più, nulla di meno, quindi easy proprio. Tipica bulgara e finalmente l'abbiamo trovata, perché qua è veramente pieno di ristoranti grechi, turchi, è veramente un casino qui. Torta di sfoglia arrotolata, tagliata, perché è gigantesca e quindi la tagliano in pezzettini. Un po' come la focaccia barese, ce l'avete presente, no? Che tipo la fanno gigantesca e poi la tagliano tipo in quarti, ci stanno. Uovo con un formaggio chiamato sirene o sirene, non lo so. È un tipico formaggio bulgaro simile alla feta, infatti anche la consistenza da qui la potete vedere, è tipo una feta sbriciolata.
sfogliata e dentro pare un botto crudo, infatti io ho paura perché giustamente è un pezzo di sfoglia gigantesco. E niente, diciamo che ci sono delle varianti, insomma, si possono fare con la zucca, con carne, con formaggi, con diverse cose. Con carne non ne sono sicuro, sapete, però sicuramente con la zucca c'è questa variante, alcuni ci mettono la cannella. È veramente molto spaziante come cosa, però credo che questo sia il tradizionale perché aveva solo questo. È molto particolare, hanno dei gusti veramente singolari nei paesi balcanici. Dentro si vede proprio il formaggio, la feta. Ti posso dire, buona, è croccante fuori, morbida dentro, c'è un po' di formaggio. La classica ambientazione frequentata principalmente da mattinieri. Però si può consumare anche a cena, pranzo, insomma brunch, come vi pare. Caldo, freddo, come vi pare. Veramente come la nostra pizza. La prendi a tutte le ore del giorno. Forse magari noi la pizza non la mangiamo di colazione, però... Buona questa cosa che vanno via in fretta perché le sfornano, vanno subito via, sono tutte calde, croccanti, appena fatte. Fatto sta che me la colla è buona. È costata un pochettino per i prezzi di Sofia, comunque della Bulgaria in generale. Vabbè che siamo in pieno centro turistico. €1,90 questo pezzettino. Secondo me mi riempie. Cioè sembra proprio crudo. E questo è il fatto, no? Vedete questa alveolatura strana della sfoglia. È particolare la cottura perché non dà fastidio, c'ha quel sentore appunto di crudo, ma evidentemente è una cosa che nella loro cultura è ben vista. Lo sai che ci sono stati i napoletani addirittura che mi hanno detto: eh no, la pizza deve essere cruda. Ma che cazzo dite? Ma che cazzo state a dire? Un po' ingombrante perché la sfoglia è sempre un po'... Proprio come la colla, dai.